Un'altra domanda, vorrei chiederle quanto tempo riesce a dedicare al suo impegno come parlamentare europea e quali sono stati i migliori risultati conseguiti per le politiche di genere sulle quali ha lavorato? Beh, allora, innanzitutto io vado tutte le settimane a Bruxelles per diversi giorni, considerate però che l'attività del Parlamento europeo, proprio perché parliamo di numeri molto importanti, 736 membri, 751 quando entrerà in vigore pienamente il Trattato di Lisbona, cercano di concentrare in pochi giorni tutta l'attività. Quindi, per esempio, dalle 8 del mattino alle 8 di sera si susseguono una serie di incontri che vengono fatti nelle diverse commissioni in modo che il parlamentare riesca ad incontrare i colleghi in un arco ristretto di tempo. Quindi tutte le settimane a Bruxelles, una volta al mese a Strasburgo per 4 giorni e significa anche lavorare tanto anche quando non si è a Bruxelles o a Strasburgo e la rete, utilizzare internet ha facilitato tantissimo il lavoro del parlamentare europeo. Per quanto mi riguarda, io faccio parte anche della Commissione Libertà Civili, Diritto Interno e Immigrazione, quindi non quella, diciamo, che si occupa in primo luogo della parità di genere, ma comunque ci occupiamo anche di discriminazioni. Ci siamo occupati in particolare di tutelare le donne immigrate, distinguendo le donne immigrate che vengono da sole, da quelle che magari raggiungono la famiglia, eccetera, e abbiamo cercato, soprattutto nelle situazioni di emergenza, di garantire a queste donne la possibilità di avere, insomma, un futuro dignitoso. La cosa che però in questo momento mi sta occupando di più sono i trasporti, perché faccio parte della Commissione Trasporti e Turismo, in particolare il recasto ferroviario, che è la revisione della legislazione europea sul sistema ferroviario. Ultima domanda dei lettori. Onorevole Serracchiani, è mai possibile che tutti i personaggi della sinistra democratica siano costantemente in conflitto sulle sorti del partito? Lei non pensa che questo rappresenti un grosso problema per il partito e per la società schiacciata com'è sull'unica scelta praticabile con l'attuale sistema elettorale? È un problema sicuramente che viene anche molto accentuato, insomma, da un sistema di informazione particolarmente attento alle polemiche del Partito Democratico, ma naturalmente non voglio dare giustificazioni. Insomma, c'è un problema di maturità della nostra classe dirigente profonda che viene anche un po' dal passato. Insomma, abbiamo bisogno di credere fermamente che il Partito Democratico è uno solo e smetterla di parlare ciascuno ad un pezzo del proprio elettorato convinti ancora che questi soggetti non formino un partito soltanto, no? Per cui abbiamo bisogno di un po' di maturità e di meno pesi e di meno zavorre, e magari quelle nuove generazioni a cui facevamo riferimento prima possono dare una mano in questo, no? Nel senso che hanno sì una ricchezza culturale, una capacità di fare sistema, ma che allo stesso tempo, insomma, non hanno la pesantezza di chi magari si è confrontato in opposte fazioni fino all'altro giorno e adesso si ritrova nello stesso partito, insomma, ecco, quindi siamo un po' più capaci di superare queste divisioni. A proposito di questo, secondo te la mancanza di credibilità, di cui parlavi prima investe soltanto Berlusconi o proprio l'Italia nel suo complesso? Purtroppo e drammaticamente la mancanza di credibilità investe il paese e in particolare la politica di questo paese. Quindi il problema nostro è sicuramente quello di essere rappresentati da persone che ormai tutti uniformemente ritengono inadeguate, ma è anche un problema di, come dire, di non credibilità del popolo italiano, perché comunque quelle persone il popolo italiano le ha elette democraticamente. E poi c'è anche da dire che è un problema della politica tutta e di qualcuno che desidera avvantaggiarsi dall'idea che tutti i politici siano uguali e che quindi tutti non meritino il rispetto del popolo che li ha eletti, sul quale invece, insomma, io pretenderei una riflessione in più. Insomma, vorrei distinguere quelli che in qualche modo stanno cercando di far uscire il paese dalla situazione terribile in cui si trova e magari lo fanno anche con grande senso di responsabilità da quelli che stanno pensando soltanto a se stessi, e credo che ormai, insomma, sia anche facile dare un bell'ordine alfabetico a questi individui. Si parlava questi giorni del fatto che i mercati siano emotivi e non diplomatici. Quindi, secondo te, se questo governo dovesse cadere, la situazione finanziaria potrebbe migliorare? Ma guarda, io mi sono fatta l'idea che l'Europa, i mercati sono in grado di aspettare un paese che va verso una svolta politica, naturalmente democratica, ma che invece non sono disposti ad aspettare un paese che naviga a vista come il nostro, in un mare di non credibilità e di non affidabilità. Guarda per esempio quello che è successo alla Spagna. La Spagna ha una situazione economica disastrosa, esattamente come la nostra, ma è riuscita in qualche modo a rendersi più credibile e più affidabile perché ha dato già un'indicazione di svolta politica, si sa già che cambierà
di governo, nel senso che cambierà Zapatero. Poi io da membro di un partito di centrosinistra mi auguro che torni al governo naturalmente un partito di centrosinistra, però voglio dire, c'è già l'indicazione di responsabilità da parte del governo che desidera tirare fuori il paese da una situazione difficile di andare ad elezioni anticipate. Noi non lo facciamo. Diamo l'idea di essere appesi al filo dei numeri del Parlamento e sappiamo di che Parlamento si tratta, perché all'estero lo sanno tranquillamente perché ci leggono, quindi sanno di chi stiamo parlando. A questo punto i mercati dicono: beh, se questi hanno deciso di spararsi, che si sparino. Peraltro, quello che è accaduto ieri sera, ha portato qualcuno a pensare che sarebbe imminente, un eventuale scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica. Secondo te è possibile? Quali sarebbero le conseguenze se dovesse avvenire? Ma una fortuna di questo paese è stata avere come Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che è una persona che gode in Europa di una grande credibilità anche personale, se non altro perché è stato un ottimo europarlamentare, anche Presidente di una delle commissioni parlamentari europee più importanti. Questo ci ha aiutato, se non altro, a far capire all'Europa che l'Italia non è tutta Berlusconi, ma che ci sono anche delle istituzioni che riescono ancora ad avere rispetto e senso dello Stato. Il presidente Napolitano, per fortuna, è andato a volte anche oltre quelle che sono le funzioni che gli vengono affidate per Costituzione per il bene del paese. Io personalmente gli chiederei per il bene del paese di fare uno sforzo in più se proprio vede che questo governo è talmente incollato alla poltrona da fregarsene degli italiani. Però mi rendo conto che bisogna, proprio perché siamo diversi e proprio perché il Presidente della Repubblica ha questo alto senso delle istituzioni, dobbiamo comportarci in modo completamente opposto. Non saremo quindi noi quelli che non accetteranno il dibattito parlamentare, non saremo noi quelli che non accetterà una discussione davanti pubblica, davanti al popolo italiano, non saremo noi quelli che eviteranno al popolo italiano di chiedere cosa ne pensano. Per cui io mi auguro e spero che chi in questo momento ci governa si renda conto che è arrivato, insomma, che c'è un limite, che questo limite, se viene valicato, è un problema per tutto il paese. Quindi, insomma, mi auguro che siano responsabili, non responsabili che sappiamo, che siano responsabili veramente. Chiaro. Un'altra domanda che abbiamo fatto anche a Pippo Civati durante la sua intervista è: come sarebbe stata la tua manovra finanziaria se fossi stata al governo? Ma io dico una cosa scontata, non avrei aspettato novembre 2011 per dire al Paese che la situazione era tale da dover fare delle scelte anche impopolari. L'avrei fatte affrontando la crisi in modo preventivo, cioè esattamente come hanno fatto molti Paesi europei da quantomeno la fine del 2007. Detto questo, in una situazione come questa, cosa avrei fatto? Beh, prima di tutto chiederei a può di dare di più, soprattutto in un momento di crisi, e credo che in questo paese si debba iniziare a parlare di patrimoniale, nel senso di chiedere a chi in qualche modo è in grado di contribuire perché è più fortunato degli altri un contributo, seppure a termine, magari per un periodo, per il periodo della crisi. Non faccio conti in tasca ad altri, ma io sono una di quelle che potrebbe tornare a pagare l'ICI proprio in questo momento di difficoltà. E quindi chiederei di nuovo di fare quel lavoro che era stato fatto dal governo Prodi, cioè di far pagare l'ICI in modo equo e quindi soltanto a chi in qualche modo può permetterselo perché è fortunato e ha la casa, ma può anche permettersi di pagare l'ICI. Questo purtroppo non accade a tutti, penso ad esempio a dei pensionati. Avrei fatto un'operazione forte sull'evasione fiscale e quindi avrei messo in piedi dei meccanismi che in qualche modo riuscissero anche a condizionare la forte evasione che c'è in questo paese, dalla tracciabilità dei compensi, al per esempio rendere deducibili tutte le spese di manutenzione relative alla prima casa, insomma cercare di incentivare quel patto che ci vuole tra chi deve pagare e chi in qualche modo deve rilasciare la ritenuta. Poi avrei fatto delle operazioni anche in termini di crescita, bisogna abbassare in qualche modo le tasse a chi lavora e chi produce, quindi avrei trasferito le tasse appunto sui patrimoni, tassando anche le transazioni finanziarie, aumentando la tassazione delle rendite finanziarie che abbiamo fatto soltanto da pochi mesi, e avrei cercato di liberare più soldi nelle tasche degli italiani, cioè a dire il taglio del cuneo fiscale significa togliere un po' di tasse dalle buste paga dei lavoratori italiani e quindi permettere a questi lavoratori italiani di avere un po' più di soldi, magari anche spenderli e quindi tornarli sotto forma di IVA allo Stato italiano.
Avrei cercato di aiutare le imprese che hanno un problema di liquidità in questo momento, in alcuni casi anche quando non hanno un problema di lavoro, e quindi avrei cercato di mettere in piedi un meccanismo che consentisse loro di accedere al credito in forma agevolata, soprattutto per le piccole e piccolissime imprese. E avrei fatto un lavoro di semplificazione della burocrazia, che è una delle tasse, diciamo così, indirette particolarmente forti in questo paese, e questo lo si può fare anche, come dire, a zero spese e semplicemente intervenendo su una semplificazione vera della macchina amministrativa, insomma. Dopodiché, non perché va di moda, ma perché è necessario, se non altro anche da un punto di vista etico e morale, essere intervenuta su un forte taglio dei costi della politica, che significa appunto ridurre non la rappresentanza, ma ridurre i numeri dove è possibile, ridurre le indennità e cercare anche di tagliare e razionalizzare la spesa. Le auto blu mi sembra semplice, ma ci sono tanti sprechi che possono, sui quali abbiamo il dovere di intervenire, e invece nessuna delle manovre che sono state fatte ha davvero fatto alcun intervento per quanto riguarda i costi della politica, e continuiamo a sprecare e a spendere. Alcune proposte, poi ce ne sono altre.